Bentrovati a tutti i telespettatori di Telenicosia, queste le notizie flash provinciali dell'11 febbraio curate dalla nostra redazione. Barra Franca, un uomo dal volto coperto è entrato all'interno del bar gestito da Antonino, morabito, e gli ha esploso contro 3 colpi di pistola uccidendolo. Dentro il bar al momento dell'omicidio c'erano diversi clienti e la moglie della vittima. I carabinieri della compagnia di Enna indagano sull'accaduto ed ipotizzano che dentro l'omicidio ci sia il racket dei videopoker. Il morabito era estraneo ad ambienti malavitosi. Nicosia è stato costituito formalmente il Movimento per la Difesa dei Territori, che in questi mesi ha messo in campo diverse iniziative come la presentazione di un progetto per la riapertura del Tribunale, giornate ecologiche per la Polizia di Nicosia, iniziative per il potenziamento dell'ospedale. Presidente del Movimento è stato eletto l'ingegner Fabio Bruno. Nicosia si è conclusa positivamente la seconda giornata di Puliamo Nicosia. Una 30ina di cittadini armati di scope, rastrelli, forbici, guanti e sacchi hanno pulito alcune vie del centro. La via Umberto, la villetta Burrafato e la via Livolsi. L'iniziativa si svolgerà ogni seconda domenica del mese. Enna, nel processo d'appello quadrifoglio, il pubblico ministero ha chiesto che venga confermata ai 4 imputati la pena comminata in primo grado. Pene che vanno da 1 anno e 6 mesi agli 8 mesi di reclusione, oltre il pagamento delle spese processuali. La vicenda riguarda una casa comunità chiusa per maltrattamento dei bambini ospiti della struttura. Enna, Rita Magnano, Tommaso Guarino e Vincenzo Mudaro, segretari generali confederali di CGIL, CISL e UIL, hanno incontrato il nuovo prefetto di Enna, dottor Fernando Guida, per manifestare la preoccupazione delle forze sindacali sull'emergenza occupazionale del territorio. L'incontro è servito a focalizzare l'attenzione sullo stato dell'economia e del lavoro in provincia di Enna. Con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione delle notizie flash curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.